Il ritorno all'Adriatico dopo un mese, ben 3 trasferte di fila, sono 2 cambi rispetto all'11 schierato a Lucca, Vergani e Bentivegna al posto di Tonin e Cangiano. Pontedera in emergenza, Menichini deve rinunciare a ben 6 pedine, panchina per Especia e Ambrosini, spazio apprezzato a Gagliardi, 3-5-2 davanti il tandem Iannesi-Corona. Naturalmente il saluto, l'omaggio ancora una volta, Vincenzo Marinelli, scomparso giovedì scorso, lo striscione l'avete letto, esposto dai tifosi della curva nord. Quarto minuto, c'è questo attacco sulla sinistra Iannesi, l'uscita di Plizzari, poi il tentativo di Iannesi a porta vuota, ma c'è Brosco ben posizionato che spazza di fatto sulla linea di porta. Sono soltanto 5 tifosi, li abbiamo contati, della squadra toscana. Qui va via Bentivegna, grande spunto al volo, la volée di Balzania, colpito troppo bene, centrale, respinge Elia Tantalocchi, che è il portiere appunto del Pontedera, classe 2004, scuola Sampdoria. E qui invece c'è il tentativo operato ancora dagli avanti biancazzurri, ma con un fischio da parte del direttore di gara, il signor Luongo della sezione di Napoli. 26esimo minuto, Perretta, 5-3-2 il sistema di gioco, il suo traversone, la palla attraversa tutta l'area, poi attenzione a Iannesi, l'inserimento di Pietra, palla gol clamorosa fallita dal Pontedera, quasi un rigore in movimento, ma di testa l'inserimento di Pietra, maglia numero 25 proveniente dallo Spezia. E qui il colpo di testa invece di Bentivegna su cross di D'Agasso, con la parata senza problemi da parte della portiere Elia Tantalocchi. Vediamo ancora il Pescara in attacco con Vergani, che ha la palla gol in posizione un tantino decentrata, però non riesce a inquadrare neanche lo specchio della porta, poi si alza anche la bandierina del guardaline, ci prova Merola dalla distanza, la sua saetta, con il portiere tiene sorpreso, colpisce la traversa della porta toscana. Siamo al 35esimo, sempre 0-0, non abbiamo visto l'inizio dell'azione, molto caparbio D'Agasso, poi allarga il gioco per Bentivegna e praticamente scivolata, allarga il braccio Guidi, il capitano, che colpisce il pallone con il braccio staccato dal corpo. Calcio di rigore sul punto di battuta, Merola, il secondo gol consecutivo con la maglia biancazzurra. Spiazzato Elia Tantalocchi, va ad esultare sotto la curva nord, il 2010 biancazzurro, secondo gol consecutivo, secondo gol sul calcio di rigore dopo la trasformazione di Lucca. 67esimo, c'è il pareggio della formazione ospite sul lungo lancio dalla linea laterale, di fatto calcio di punizione, calcio piazzato di Ladinetti, la sponda, rivediamo, di Guidi, che vince il duello aereo con Staver, ma è tutto solo Pietra, praticamente all'altezza dell'area piccola, c'erano anche altri 2 di giocatori liberi e fa fuori il portiere Plizzari. Poi il Pescara riordina le idee, ma il Pontedera si schiaccia, 2 linee strettissime, 5-4-1, non passa nulla al 96esimo, però sull'angolo battuto da Cangiano, a vuoto Tantalocchi, guizzo rapinoso di Antonino De Marco, al secondo gol in campionato, al quinto sigillo tra i professionisti, e il gol che porta un altro successo, l'ennesimo in questo avvio di campionato, ai biancazzurri con 2 neoentrati. Dunque ancora una volta indovinate le sostituzioni di Silvio Baldini, 6 minuti di recupero, c'è ancora qualcosa da recuperare, il triplice fischio di Luongo della sezione di Napoli. Il Pescara vince la sua 6ª gara di fila, ancora imbattuto, sono 9 vittorie e 2 pareggi, Pescara saldamente al comando del girone B del campionato di Serie C. Pescara batte Pontedera 2-1.